Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nostro nuovo unboxing. Quest'oggi abbiamo un pacco di notevoli dimensioni che ci arriva sempre dal nostro amico e amato Gearbest. Quindi prodotto sicuramente cinese come sempre, dogana? No, perché se aveste visto il video delle Sirius in cui diciamo come evitare la dogana, potete evitare questa spiacevole sorpresa. Quindi andiamo ad aprire questo pacco. Sicuramente al suo interno ci sarà qualcosa che questa volta non è uno smartphone, perché sento che il peso è veramente eccessivo. Perché l'altra volta Gearbest, con una scatola non la stessa ma molto simile, ci ha mandato in realtà l'Ulefone Power 2. Ulefone Power 2 che abbiamo già in prova e che recensiremo prossimamente. Quindi olè, ok, ci sono riuscito. Scatola enorme, devo dire. Questo un tab, no, che cos'è, un tablet? È troppo grande per essere un tablet, è un 2 in 1. Oddio mio, madonna mia raga. Oh, un Chewy. E allora probabilmente sarà il Chewy, madonna, un giorno questi faccio cascare la videocamera, probabilmente sarà il Chewy i13, l'ultimo che è uscito. Vediamo, dietro non c'è scritto nulla. Apriamolo per bene, così almeno scopriamo cosa c'è all'interno. Olè. Che cos'è qua? Già aperto? Ah, stava scritto qua, ragazzi, Chewy i13. Eccolo qui, riuscite a vedere? Chewy i13 Pro. No, non è il Pro, scusate. Chewy i13, 13 pollici e mezzo. 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna, color grey. Ma bando alle ciance, vediamolo direttamente visto che ce l'abbiamo proprio qui. Mazza, è enorme. Però devo dire che è pesante e questo mi dà l'idea di un prodottino veramente ben fatto. Non c'è la tastiera perché probabilmente è solo tablet, però eccolo qui ragazzi, ve lo faccio vedere. Proviamo ad accenderlo un secondo nel frattempo che vi faccio vedere cosa c'è all'interno. Vediamo se è carico soprattutto. Oh, è carico, figo. È un bel tablettone, 13 pollici e mezzo. In realtà la tastiera ovviamente può essere inserita, perché qui sotto, che cos'è qua? Madonna mia raga, penso di rimangiarmi tutto quello che ho detto. Praticamente qui non era ben unita la scocca. Vabbè, un piccolo dettaglio, dai. E qui sotto va inserita la tastiera, perché ci sono i pin. Cioè, se volete, non è obbligatorio ovviamente, potete benissimo tenerlo come tablet. Comunque al suo interno troviamo anche, vi faccio subito vedere, troviamo il cavo per il trasferimento dei dati con ingresso Type-C, vedete? Eccolo qua. E troviamo anche l'alimentatore per appunto la ricarica del tablet. Nel frattempo l'abbiamo acceso ed è fighissimo, cioè, mi piace un botto, è enorme, però mi piace. Eccolo qui ragazzi. Non sembra malaccio, devo dire, e anche il touchscreen comunque sembra abbastanza reattivo. Ovviamente analizzeremo questo tablet all'interno della nostra recensione. Prima però lasciatecelo provare, lasciateci capire se è un device che vale veramente la pena di acquistare. E nulla ragazzi, per questo unboxing con il Chewy i13 è tutto. Un saluto da Leonardo per gizchina.it.